Io il lavoro l'ho quasi terminato. Andremo a lavorare separatamente il davanti e il dietro per raggiungere la lunghezza definitiva dello scalfomanica. La sequenza di ripetizione è la stessa di quella dello sprone, ma con una variazione per avere un ulteriore aumento. Dalla seconda sequenza in poi andremo a stabilizzarla perché dalla chiusura del sottomanica sarà la sequenza di ripetizione per tutto il tronco, dove non ci saranno più aumenti. Il marcatore va posizionato a metà di un qualsiasi modulo in corrispondenza della maglia bassa che abbiamo lavorato al centro del doppio ventaglio. E nell'ultimo giro di lavorazione, che è il giro di maglie alte, lavorate nell'archetto. In effetti, il marcatore, vedete, va nello spazio che c'è tra un blocco e l'altro. E da lì cominciate a contare per ripartire i moduli che avete ottenuto dalla lavorazione del vostro sprone. Una volta che abbiamo posizionato i nostri marcatori, ripartendo da uno di essi, o del davanti o del dietro, le due parti andranno lavorate separatamente e allo stesso modo. Dicevo, ripartendo o dal davanti o dal dietro, dal centro in cui abbiamo posizionato il primo marcatore, andiamo a lavorare sull'ultimo giro di maglia alta che abbiamo lavorato negli archetti, andiamo a lavorare 3 giri di punti alti punto su punto. E poi riprenderemo con la lavorazione della sequenza di ripetizione che andremo a ripetere fino al raggiungimento della lunghezza totale dello scalfomanica e dell'ampiezza della circonferenza del torace. Io sempre su campione mi porto un poco avanti e poi vi faccio vedere la lavorazione sulle parti separate della sequenza di ripetizione. Vado quindi a lavorare i 3 giri di maglia alta punto su punto da marcatore a marcatore di una delle due parti. È indifferente se incominciate dal dietro o dal davanti, tanto le due parti saranno letteralmente identiche. Cosa importante, riprendete la lavorazione con il dritto fronte a voi. Io ho già lavorato i miei 3 giri di maglia alta da marcatore a marcatore, partendo dal primo punto disponibile dopo lo spazio in cui abbiamo il primo marcatore. Lavorati i 3 giri a punto alto, ho già lavorato un giro di archetti con una maglia bassa sul primo punto iniziale, saltato 2 maglie di base, 5 catenelle, sulla successiva ho chiuso l'archetto con un punto basso. E ho continuato per tutta la riga. 5 catenelle, saltato 2 punti, un punto basso nel successivo. Adesso vi faccio vedere l'altra riga. L'altra riga è quella di doppi archetti e va lavorata allo stesso modo di quella dello sprone. In ogni archetto andremo a lavorare 4 maglie alte doppie, 2 catenelle di separazione, 4 maglie alte doppie, salteremo un archetto e passeremo al successivo. Quindi in questa riga, che è 1, 2, 3, 4, il quinto giro della prima sequenza per lavorare le parti del davanti e del dietro separatamente, in questo quinto giro andiamo a lavorare il giro di doppi ventagli. Mi porto al centro del primo archetto con un punto bassissimo e andiamo a lavorare 4 catenelle per il primo punto 1, 2, 3 e 4. Carichiamo 2 volte il filo, rientriamo nel primo archetto e lavoriamo altri 3 punti alti doppi, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, carichiamo di nuovo il filo, altri 4 punti alti doppi sempre nel primo archetto, 2, 3 e 4.
Saltiamo l'archetto successivo e andiamo a lavorare nel prossimo e ripetiamo di nuovo il doppio ventaglio, 4 punti alti doppi, 4 2 catenelle, 2 catenelle, 4 punti alti doppi e continuiamo un archetto sì e un archetto no per tutto il giro. Ho terminato il giro di doppi ventagli, vi do qualche informazione in più. Il giro di archetti che andate a lavorare sull'ultimo giro di punto alto, il terzo della prima sequenza, dovrà essere di numero dispari, per cui non vi posso dare il numero preciso delle maglie perché questo dipende dal vostro lavoro e, e dai punti che otterrete nella lavorazione di quest'ultimo giro. Nel caso dovreste trovarvi qualche punto in più o punto in meno, andate a ripartirlo in modo costante per far sì che gli archetti siano di numero dispari, altrimenti poi non vi trovate con la sequenza di lavorazione successiva, perché vedete, lavoriamo un archetto sì e un archetto no. A me sono 7, a voi sicuramente il numero varierà a seconda degli archetti che avete nel giro sottostante. In questa prima sequenza gli aumenti sono già integrati per andare ad allargare ulteriormente la circonferenza del torace. Dalla seconda sequenza in poi andremo a stabilizzare i punti, così che dopo la chiusura del sottomanica non avremo più aumenti, quindi il lavoro sarà stabile e non si allargherà più. Ho corretto l'ultimo doppio ventaglio perché nel primo blocco avevo saltato un punto e l'ultimo punto lo andiamo a lavorare sulla maglia bassa iniziale. E concludiamo anche questo giro. Voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare il sesto giro. E lo facciamo con una catenella, carico il filo, rientro nel primo punto e lavoro un mezzo punto alto. 5 catenelle per l'archetto, 2, 3, 4 e 5. Vado al centro del doppio ventaglio e lavoro un punto basso. 5 catenelle di separazione per l'archetto, carico il filo, vado tra un doppio ventaglio e l'altro, sopra l'archetto che abbiamo saltato, quindi l'archetto vuoto, e lavoro un mezzo punto alto. E continuo in questo modo per tutto questo giro. Al centro, tra un motivo e l'altro, andremo a lavorare con la mezza maglia alta per chiudere l'archetto, mentre al centro del doppio ventaglio l'archetto lo chiuderemo con la maglia bassa. L'ultimo archetto lo chiudiamo con un mezzo punto alto sull'ultimo punto di lavorazione. Andiamo a lavorare il settimo giro che va a chiudere questa prima sequenza e lo facciamo con 3 catenelle, 2 e 3 per il primo punto alto, carichiamo il filo, entriamo nel primo archetto disponibile e lavoriamo 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. Passiamo nell'archetto successivo e lavoriamo 5 punti alti, 1, 2, 3, 4 e 5. E continuiamo lavorando per ogni archetto di questo giro 5 punti alti all'interno dell'archetto stesso. Nell'ultimo archetto ho lavorato 4 punti alti, l'ultimo punto lo lavoriamo sulla maglia iniziale.
e abbiamo terminato la prima sequenza. Da adesso in poi, tra una sequenza e l'altra, andremo a lavorare due giri di punti alti che sono i giri di assestamento. Quindi, terminata la prima sequenza, vado a lavorare i miei due giri di punti alti, punto su punto, senza fare nessun aumento e andando a lavorare solo sulle maglie alte, e poi riprendiamo la lavorazione della seconda sequenza, che sarà quella di ripetizione fino alla fine del progetto. Ho lavorato i due giri di assestamento dopo l'ultimo giro che va a chiudere la prima sequenza di lavorazione delle due parti separate. Andremo a riprendere adesso la lavorazione con la seconda sequenza. Nella seconda sequenza andiamo a riproporzionare il punto per stabilizzarlo e fare in modo che non aumenti più man mano che procediamo nella lavorazione. Riprendiamo la lavorazione con il giro di archetti, ma invece di lasciare liberi due punti di base, ne andremo a lasciare 4, 1, 2, 3 e 4. Quindi, seconda sequenza, ripartiamo da 1. Questo è il primo giro. Una catenella, entro nel primo punto di lavorazione e lavoro un punto basso. 5 catenelle di separazione per l'archetto, 2, 3, 4 e 5. Lascio liberi 4 punti di base, vado nel quinto e chiudo l'archetto con un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle per l'archetto, salto 4 punti, 1, 2, 3 e 4, vado nel quinto e lavoro un punto basso e continuo in questo modo per tutto il giro. Alla fine, se vi dovesse avanzare come al solito qualche punto in più o avete qualche punto in meno, ripartitelo in modo costante. Il numero di archetti che dovete avere alla fine del giro è un numero dispari. Terminato il primo giro della seconda sequenza, voltiamo il lavoro e andiamo a fare un giro di doppi ventagli, lavorando un archetto sì e un archetto no. Praticamente andiamo a ripetere questo giro qui. Vado all'interno del primo archetto, lavoro un punto bassissimo, 4 catenelle per sostituire il primo punto, carico due volte il filo, 3 punti alti doppi nell'archetto. Due catenelle di separazione, carico due volte il filo, 4 punti alti doppi sempre nello stesso archetto e andiamo a completare il doppio ventaglio. 2, 3 e 4. Saltiamo l'archetto successivo, andiamo in quello dopo e ripetiamo il doppio ventaglio e continueremo lavorando un archetto sì e un archetto no per tutto questo giro, che termineremo lavorando l'ultimo doppio ventaglio nell'ultimo archetto. Fatto questo giro, abbiamo concluso la parte separata per raggiungere lo scalfomanica e l'ampiezza del torace. Mentre voi riprendete la lavorazione e andate a lavorare anche l'altra parte, io vi saluto e
vi do appuntamento al prossimo tutorial dove andremo a chiudere il sottomanica e lo faremo lavorando contemporaneamente il giro di archetti e riprenderemo la lavorazione sul tronco per completare il progetto. Io vi saluto. A presto, dove non ci saranno più aumenti e il lavoro si sarà stabilizzato. Intanto io vi saluto, se non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. A presto.